Alessandro Cherchi 0-0 contro l'Ossese, di fatto consegnate il campionato a Luri. Avete onorato questo finale, non c'era per voi il primo posto, ma comunque giocate per arrivare più in alto possibile. Sì, noi facciamo la nostra partita, noi non ci interessa se gli altri devono vincere o no. Abbiamo giocato per vincere, abbiamo incontrato una squadra forte, per me l'Ossese è forte. E abbiamo fatto una buona partita, col caldo che c'era e tutto. Le motivazioni, noi giustamente a trovare le motivazioni non è semplice, ma ce le abbiamo, le abbiamo dimostrate domenica a Castiadas, in 10 abbiamo pareggiato e loro volevano vincere a tutti i costi, ma noi ci proviamo a vincere, poi se non va, pazienza. Oggi, nel momento in cui l'Ossese stava spingendo per cercare la vittoria e stare appresso a Luri, sono arrivate forse le vostre migliori occasioni, nel finale l'avete chiuso in crescendo. Normale, se loro si aprono un po' è normale che le occasioni poi vanno dalla parte nostra, ma noi lo sapevamo questo qua, ce l'ha anche detto il mister, la verità. Non è andata bene, potevamo farlo il gol come potevano farlo loro, era una partita aperta a tutti i risultati, non ci sono stati tanti tiri in porta, però era tirata la partita, per me era bella come partita. Sandro, voi avete perso qua in casa con Luri, avete pareggiato con l'Ossese, avete ereditato il pareggio alla partita con l'Ossese, diciamo, dell'inizio della stagione. Che mini campionato hai visto? Perché siete usciti forse troppo presto da questa corsa. Noi abbiamo sbagliato tra virgolette solo di risultato le prime due partite, perché in questo campionato se tu pareggi come oggi con l'Ossese in un campionato normale è un buon punto, come quello di domenica a Castiadas fuori casa è un buon punto, in questo un pareggio non ti serve, e pareggiare la prima a Bosa sono già due punti persi, pareggi in casa con la San Marco sono altri due punti persi, poi sai, in base ai risultati l'umore va di conseguenza, è normalissimo questo. Anche perché Luri stava vincendo sempre, ha iniziato con tante vittorie. Luri cosa le puoi dire? Una squadra che ha fatto, quante partite abbiamo fatto? Non mi ricordo, le ha vinte tutte, ne ha perso una. È solo una squadra che ha questi risultati, merita solo di vincere, quindi è giusto così. Di questa ripresa per te ha un sapore particolare, lo vogliamo spiegare, perché tu sei il più contento di tutti di rimettere piede in campo. Per me sì, sono felice perché oggi dopo 7 mesi ho rimesso piede in campo da titolare, è stato importante dopo quello che ho passato, dopo il periodo brutto che ho passato, e sto prendendo la condizione adesso e le cose grazie a Dio mi stanno andando bene, quindi prima cosa è la salute giustamente, però il calcio mi sta aiutando tanto perché è sempre stato tutto per me, sono contento di essere ritornato, dai. Hai passato momenti brutti, hai però sempre visto positivo. Ho passato, sì, quando ti danno certe notizie che hai un qualcosa, sì, fai a pensare di tutto, ti fai mille seghe mentali, ti fai tanti problemi nella testa, però giustamente lo affronti con forza perché tanto da affrontare, quindi lo devo affrontare con forza e superare. Come hai fatto da calciatore quando scendevi in campo affrontavi gli avversari. Esatto, sempre così, pronto a cercare di vincere. Ecco, e chi è rimasto vicino? Perché poi in un momento in cui eravamo tutti fermi, anche il calcio era fermo, poi oltre alla famiglia c'è stata anche la famiglia del Guspini. Il Guspini è impressionante, devo dire, noi siamo un gruppo pazzesco. I miei compagni mi scrivevano, infatti li ringrazio sempre, li ringrazierò perché mi scrivevano tutti i giorni. Tutti indistintamente, faccio alcuni nomi, Mattia Caddeo tutti i giorni, Alessandro Iba tutti i giorni, il mister tutti i giorni, la società, il presidente che mi chiamava sempre, sai, è un aiuto, alle volte sai, ti scendevano anche le lacrime perché sai, sono lacrime di felicità che vedi tutta questa gente che ti aiuta, però mi hanno dato forza per uscirne e per andare avanti. E poi in un campionato, in una ripresa, qualche compagno nuovo su tutti, Federico Boi è legato tanto. No, i compagni nuovi sono una cosa pazzesca, io sapevo che stavano già arrivando in un gruppo bello, perché noi veramente siamo un bel gruppo. Poi sono arrivate persone, io non parlo solo di giocatori, perché tra Federico Boi, Stefano De Murtas, cioè i nuovi, Paolo Cheddo, anche Samuele che oggi non c'era, tutti quelli che sono arrivati, Luca Mudo, mi dimenticherò qualcuno, però veramente hanno preso persone d'oro, è la cosa più importante, perché il calcio finisce. Le persone rimarranno, quindi questo è importante. Ultime 3 giornate che si fa? Giochiamo dando tutto, non regaliamo niente a nessuno, non tanto ormai da regalare penso non ci sia più nulla perché il campionato, certo, Parliamoci chiaramente, è chiuso. Noi diamo tutto perché noi dobbiamo farlo per la società che ci paga, per un presidente che
che ci paga sempre, ed è per noi anche, perché è brutto poi magari finisci un campionato a 8 squadre e magari dire sei arrivato settimo, sempre meglio arrivare a terzo o quarto, ci provi ad arrivare più in alto possibile. Grazie Sandro, in bocca al lupo, tanti complimenti per tutto. Grazie, grazie, grazie mille.